Filippo Rinaldi, ritorni dalla Bulgaria, dalla Coppa Comen con due fantastici argenti nei 200 delfine, nella 4x2 stile. Che emozione è stata, prima di tutto, partecipare a una manifestazione di questo tipo? Una grande emozione e soprattutto una grande esperienza, la prima di questo tipo per me con la Nazionale Giovanile di Vasca. E questa opportunità che mi è stata diciamo permessa dai miei tecnici e un'emozione grande partecipare a questo tipo di manifestazione con tutti i miei compagni della nazionale, tutti alla ricerca dello stesso obiettivo, di fare delle belle prestazioni e di divertirsi soprattutto. Ci racconti le due gare, due allora, finali? La prima delle due, la 4x2, che staffetta che non era scontata. E le prime tre frazioni dove i miei compagni hanno cercato di tenere la Turchia, che era la nazione favorita, e io poi, che partivo per l'ultima frazione, quindi una anche responsabilità di chiudere la staffetta, è stata difficile nonostante tutto, però siamo arrivati secondi, a dire la verità primi, poi hanno revocato la squalifica della Turchia e quindi abbiamo dovuto ridare le medaglie, però soddisfazione grande. I due delfino erano più complicati, partendo dalla seconda batteria ho cercato comunque di dare il mio massimo e per un solo centesimo non sono riuscito a prendere l'oro. E ora? E ora belle prospettive per Roma, si punta tutto su Roma. Risultati costruiti qui alla piscina della Sciorba con il tuo tecnico Nicola Morando. Sì. Che cosa ti ha detto? Niente, mi ha fatto i complimenti, era felice, era molto importante centrare questo obiettivo e fare bene a Burgas. Che cosa significa per te allenarti in questo impianto? Allenarmi in questo piano è molto importante, dare sempre il massimo ogni giorno per migliorarsi sempre.